Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vienauta, a nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 con l'ordine teutonico. Sto vedendo i ribelli, sono a Lipesk e non a, a Tamrov o Tampov. Ok, quindi siamo così. Mai chiunque sta diventando imperatore. Morale delle armate meno 5, una cosa non mi fa piacere. Diciamo che adesso l'obiettivo è risolvere questo problema di ribelli e dopodiché aspettare un po' il manpower e man mano rafforzare tutti i vari eserciti, così che da arrivare al force limit che è di 161 in questo momento, e poi magari dare un altro colpo alla Russia. Quindi si risolve il problema dei ribelli. Io ci sono a Candei. Vediamo se prendo 4 soldatini. 0.4. Ungheria, no. Eh no. Chi ti sei portato? Ah, Ungheria, Austria, Francia, va bene, allora dovrebbe essere fattibile. L'unica cosa è che dobbiamo stare attentissimi. Quindi facciamo passare un paio di mesi. Primo ottobre. Ok. Dobbiamo stare attentissimi. Se arrivano gli ottomani, tocca stare. Il problema è che se l'Ungheria cosa sta prendendo? Tirgoviste. Ah, quindi gli ottomani che attaccano, perfetto. Noi però ci andiamo ad assediare la Crimea a sto punto. La Persia ci vuol fare un regalo. 450 ducati. No, troppi. Vedete, l'Ungheria sta venendo qua. Ok, giro. Riusciamo a prendere quelli metà? Azov, sì. Tocca infischiarsene di questi perché sennò qui ci fanno la fiesta. Grande. Ok. Ok, andiamo pure. Aia. Tocca fare prima degli ungheresi, senza generale. E loro stanno arrivando di qua. Posso salire di livello militare? No. Aia. Abbiamo perso. Abbiamo perso. 42. Ci menano. Miseria porca. Sandwich. Ok. Vai indietro.
non ci voleva questa guerra degli ottomani. Non riesco a scappare. Questi ce li distruggono. Ci voleva proprio. Chi è che viene qua? Questi 17. Qui ho il miglior generale possibile. Dai, 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 non perdete. Cazzarola. Vieni qua. Ok. Tornate indietro. Ok, abbiamo fatto un po' di conversioni. La Russia potrebbe approfittare adesso e attaccarci, eh? Oh, io ho 26 soldati qua. Andate lì. Tu vai qui. Scendi giù. Vabbè, almeno l'Ungheria è andata via da questa zona. Tra un po' posso salire di livello, nonostante mi costerà un occhio della testa, lo farò. 1.388 ducati. Ma la Francia sta venendo da queste parti? Non proprio. A livello numerico siamo comunque di più. Ok, la cosa mi rincuora. Vabbè. Se la Russia ci attacca adesso ci rompe un po' le scatole. Ok, comunque non ci costerà tantissimo. Corruzione, perfetto. Come perdere soldi su soldi. Mese prossimo riesco a cambiare livello tecnologico. Ok, faccio, lo faccio perché posso aggiornare pure i cannoni. E lo faccio. Posso prendere qualcuno che mi dia disciplina, eccolo qua. Ho qualcuno che costa di meno per... No, non ce l'ho. Livello amministrativo. Dai, costa 586. Potrei secolarizzare, diventare monarchia? No. Adesso almeno a livello tecnologico siamo pari con gli ottomani, il che non è cattiva cosa. Consolidiamo l'esercito qua. Vediamo se riusciamo a fare la festa. Questo con la disciplina. C'è il Papa. C'è le Pop. Le Pop. Pop, vieni qua, Pop. Ok. Hanno più morale di noi, meno disciplina però. O no? Via! Ok, importante che l'Ungheria non venga a prendere territorio in Crimea, perché sennò poi la devo attaccare. Puttana porca. Oh, il Papa se si mette ad assediare là mi rompe le scatole. No, non lo fa. Ok, quindi mi rimetto di nuovo ad assediare io. Ok.
Vai lì. Vai lì. Vai qua ad Azov. Vai ad Azov. Vai qui. Vai qui. C'è un altro generale, sì. Ah, non ci provo ad attaccarmi. Ok, abbiamo 31 ungheresi qua. 6 austriaci. Azov è caduta. Vediamo se riusciamo a beccare gli ottomani. Dietro il fiume però non è il massimo. Infatti tornano indietro. Vediamo se li becchiamo. No. Vengono. Venite, 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 venite. Boom. Ok, assediamo tutta la Crimea, va. Non voglio sorprese. Non posso andare sull'unica provincia che mi interessa andare. Ok, gli ottomani non possono venire qua. Benissimo. Facciamo uscire. Ok, perfetto. Dai. 14% lì, eh. Gli ottomani stanno qua. Ok, Caffa e Teodoro. Dai, arrivate bene. Via di qua. Ottomano, non si passa. Astrakhan c'ha dei problemi qua. Io pure ho delle fazioni, però 02, 02 e 02. Perfetto. Il rivale del nostro rivale, i Ming. Yes. Si potrebbe poter fare. Ok, come va con... Ok, qui è saccheggiato, andiamo a saccheggiare, ma saccheggiamoli. Ducato. Andiamo ad assediare Astrakhan. No, l'hanno tirato di fuori. Ok. Come ho detto, andiamo ad assediare questo allora. Qui. Preso tutto, andate Teodoro voi. Ok, io penso che gli ottomani ormai siano alla mercé nostra. Non proprio nostra nostra, ma nostra della nostra alleanza. Un po' di prestigio.
Ok, abbiamo saccheggiato tutta la Crimea, perfetto. Adesso prendiamo questi, andiamo metà qua e metà qua, quindi continuiamo a saccheggiargli di tutto. Ci sono degli ottomani lì. Sono tanti. Quindi l'Ungheria potrebbe perdere, se perdono è un casino perché potrebbero essere costretti a togliere l'alleanza con noi. Qual è il war goal? Tilgoviste, che è un forte. Quindi signori, tocca andare a liberare i forti. Boom. Arrivano altri ottomani? Yes. Guarda quanti cazzo sono. Andate via. Mettiamogli quello buono. Andiamo a Tirkoviste, qua ci mettiamo il secondo. E stanno assediando noi. Oh. Porca miseria, almeno Boemia non è più imperatore, quindi non è stra forte come non detto. Eccoci là. Mazzata. No, non ho fatto in tempo. Non dovevo accelerare. Abbiamo perso tutto l'esercito. Yuhu! Allora, fermi tutti. Ok, dov'è l'esercito 47? Mazza, sto lì che perdo uomini come un coglione. Tu vieni qua e tu vieni qua. Ma possibile, la Francia non c'è a far nulla in questa guerra? Non si vede. Io almeno da una delle due guerre devo uscire, dai. Abbiamo perso un bel po' di uomini. Il Papa esce, cazzo. Devo uscire da una delle due guerre. Quella con gli ottomani. Con la Boemia chi c'è? Ah, ci siamo comunque tutti. Vabbè. Beh, c'è di... Ok, l'ha finita, l'ha finita. Che succede? Temesh e Tirgoviste tu Ottomans. 196 ducati. Ok, va bene, successo nulla. Uff, livello diplomatico no. Qui ci vuole 1184 ducati. Livello diplomatico quanto costa? 186. No, comincia a costare troppo. Vabbè, allora noi adesso stiamo un po' fermini, manpower ce l'abbiamo, tocca star tranquilli. Togliamo pure la pausa. Ok, hanno fatto bene a perdere un paio di province, non è successo nulla. L'imperatore è in guerra contro di noi? No, ok, perfetto. No, tu vai qui, tu vai qui e tu vai qui. Andiamoci intorno a Brandeburgo, vediamo se Brandeburgo capisce l'antifona e se ne va da solo. Sì, l'ha capito l'antifona. Ok, c'è la Bavaria lì. Ok, non mi assediate, grazie. Ok. Perso, cazzarola, non pensavo. Era meglio buttarci dentro pure questi, vediamo. La facciamo in tempo. La facciamo in tempo. Yes! Ok, allarghiamoci un attimo. Questi li porti a Berlino per caso, no? Dove li porti? No,
No, non li becchiamo, vabbè. Tempo è finito. Mi ha fatto la missione con i Ming. Fermiamo un attimo, la sveglia qua. Ok, 3%. Qui hanno attaccato show superiority. E al momento non ci stanno riuscendo perché pigliano le mazzate. Ah, 32 rivoluzionaria. Polonia mi diventa rivoluzionaria. Ok, questi sono i miei eserciti. Ho fatto un po' di casini. Però il manpower c'è ancora. Ho metà però degli eserciti. Non vorrei che alla Russia gli vengano cattivissime idee, anche se non credo. Io c'ho ancora tante navi in più, mi costano un ducato però. Che faccio? Mi metto a levare tutte ste navi? Magari potrei togliere alcune di queste di trasporto. Come va? Ancora ce n'ho 9 di più. Potrei togliere, diciamo sì, 8 di queste e una pesante. Così ci risparmiamo pure questo ducato che 65. Ah no, ce n'avevo qualcuno in più, 63. Quindi ne togli altre due, tolgo altre due galee. Meno, risparmiamo questo ducato che male non fa. Prendiamo 006, prossima missione, creare un'arma per la nostra nazione, che ci abbassa i costi, sì, prima o poi lo faremo. Conversioni, conversione, abbiamo una fazione qua, 5.5 a Canadei. E io farei una cosa, tornerei un attimino più indietro, così da recuperare le forze con questi. Magari consoliderei un attimino i mercenari perché comincia a essere troppi. Ok. Ok, e ci mettiamo così. Questi sono 18 e 6, 24 e 14, 38. Supply limit 49. Ok, questi sono 17, 6, 23, 37. Supply limit 63. Quindi stiamo a posto con questi. E abbiamo recuperato un bel po' di soldini. Disciplina ci può servire. National Rest ci serve sicuramente in questo momento. Tanto c'è solo Canadei, però. Questo ci costa 7,92. Allora, io qua ho recuperato. Probabilmente conviene spostare il focus qui. E boh, vabbè. Va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.